Detto questo, non mi resta che cominciare. Cominciamo alla grandissima, perché sono tornati a trovarci. Ebbene sì, avevamo anche voglia di vederli. Sono tornati a trovarci, hanno delle bellissime novità da raccontare. Passeggiate didattiche a sei zampe, adesso anche visite culturali sempre a sei zampe. Insomma, allora bentornato Marco Annovi, educatore cinofilo, creatore del progetto MDog Training. E bentornata la nostra Beniamina, che quando la vediamo, insomma, ci si scioglie il cuore, proprio la nostra Olivia meravigliosa. Grazie, buongiorno a tutti. Olivia, che è reduce, come ci raccontavi questa mattina, da un piccolo infortunio al suo prezioso nasone. Ecco perché, insomma, non proprio un nasino, Olivia, adesso è diventato un bel nasone. Cos'è successo, Marco? Niente, domenica sera abbiamo fatto l'ultima passeggiata prima di andare a dormire, e nell'aiuola solita dove... Loli? Ehi, Olivia, terra. Nell'aiuola solita dove andiamo a passeggiare, ha trovato una spiga, il famoso forasacco e tutto, che praticamente l'ha ispirato, e da lì improvvisamente ha iniziato a starnutire, e quindi cercava di farlo uscire. Solo che il forasacco è famoso perché dal momento che tu provi a farlo uscire, l'unica direzione nella quale va è quella contraria, e quindi situazione un po' di panico, perché comunque era un orario improponibile per chiamare un veterinario. E poi si è messa tranquilla, e da lì siamo arrivati a ieri. Ieri la situazione non era comunque delle migliori, siamo andati a fare una visita, l'hanno addormentata e hanno tirato via la spiga. Scesa in profondità nel naso. Sì, siamo riusciti abbastanza bene ancora, perché insomma si era fermata, ma comunque è che da lì non escono, vanno proprio in un senso unico, e quindi è stato importante intervenire tempestivamente. Però sta bene, perché siamo in grandissima forma, Olivia. Tra l'altro, insomma, è qui, ormai si sente a casa sua. Del resto, lei in questo studio possiamo proprio dire che è nata e cresciuta. Anche se va detto che questa è la prima volta che Olivia viene in studio con uno studio non in assetto anti-Covid, come avevamo prima con gli sgabelli, ma siamo tornati nell'assetto consueto del salotto con le poltroncine. Sì, difatti, come raccontavo prima, la prima volta che io sono venuto era a giugno 2019, e a giugno 2019... No, Olivia, quella... Olivia, no, la campanella. Attenzione, Olivia ha trovato un alberello di Natale con le palline rosse. Ero venuto a giugno 2019 la prima volta da solo, e c'era quindi questo studio. Poi sono tornato dopo a ottobre del 2020, e Olivia aveva praticamente 83 giorni. Allora, quindi... la stiamo vedendo, eh? Allora, Olivia bambina, 83 giorni, 83 nemmeno giorni. 3 mesi. Sì, sì, esatto. Era una cosa strepitosa, fin da cucciola dobbiamo dire che ci siamo tutti innamorati di lei, appena vista una cagnolina così eccezionale. E dopo ci siamo fatti tutta la stagione fino a giugno dell'anno scorso, fino a che non è arrivata, che aveva 11 mesi, e da lì abbiamo proprio guardato insieme quello che era lo sviluppo, quello che era la crescita, quelle che erano le attività da fare con un cane, nel suo, andando a rispettare sempre quello che è il suo essere cane, quindi anche il fatto che esce, che gira, che si sente a casa, è comunque un bel messaggio che ci può far capire che si può comunque avere un cane educato, ma allo stesso modo gli si lascia la possibilità di vivere in maniera tranquilla insieme a noi. Allora, noi nella stagione del mondo di Olivia, così si chiamava il nostro appuntamento quindicinale, no? Con Marco e con la splendida Olivia, l'abbiamo proprio vista crescere, e l'abbiamo vista anche maturare, nel senso che via via che apprendeva in forma di gioco i vari esercizi da compiere. Adesso sto guardando perché si avvicina al suo alberello. Quando era cucciola, quell'alberello era il suo preferito, adesso invece esplora, e più si vede che è diventata adulta ed è cresciuta. Beh, insomma,
Avete fatto tanta strada insieme, sì. Te e Olivia, in questo anno e mezzo. Devo dire che questo progetto, che è nato anche con l'arrivo di Olivia, è cresciuto tantissimo. Certo. M-Dog Training continua a dare dei risultati straordinari, basta citare i numeri che hai, sì, adesso, tra chi ti segue online. Sì, difatti anche il discorso che facevo prima, la prima volta a giugno qua io pensavo, avevo 400 follower e dicevo mamma mia, abbiamo creato una cosa, stiamo creando una cosa importante. E adesso follower? Adesso siamo a quasi 50.000, mamma mia. È che non è tanto il discorso dei 50.000, perché il target che segue il mio canale è un target di persone adulte, quindi difficilmente si iscrivono, ma il giro di persone che ruota sul canale è su 150.000 persone e soprattutto abbiamo passato i 3 milioni di visualizzazioni e quindi la cosa bella è proprio l'interazione che c'è, perché comunque la gente scrive, la gente chiede informazioni, spaziamo su ambiti differenti e la cosa che tengo a precisare, che sempre è ancora tutto gratis e rimarrà gratis, i video saranno gratis e saranno gratis anche quelle che sono le attività legate alla formazione che una persona può fare in maniera indipendente attraverso il canale YouTube, quindi non necessariamente sei obbligato a mettere carta di credito, pagare o ti faccio vedere un video a metà, no, sul canale YouTube. Tu hai più di 400 video totalmente gratuiti sul tuo canale YouTube. Poi hai scritto nel frattempo 3 libri, esatto. E nel frattempo sono maturati anche tanti progetti, non da ultimo un progetto molto importante, molto interessante, con un importante gruppo bancario. Sì, anche questa è stata una grande soddisfazione, perché il fatto hanno cercato me e non sono l'unico, anzi c'è gente anche probabilmente più brava di me, più attenta o così, però sono venuti da me e mi hanno chiesto di riprodurre quello che era una sorta di corso in 10 lezioni per i loro dipendenti, quindi la cosa che mi ha fatto piacere era che siamo comunque andati a cercare quello che era l'attenzione sul benessere del dipendente, della persona e mettere insieme quello che era il lavoro fatto sul cane appoggiato a un gruppo bancario importante. È stata grande soddisfazione questa, non nascondo. Diciamo che è un lavoro particolare questo che hai fatto con questa banca e che vi ha portati anche in ambienti bellissimi, certo. Dove insomma Olivia ha dimostrato anche di essere una valente attrice ormai. Sapere il fatto suo, perché comunque aveva un ufficio e quindi ci sono quelle sono immagini di riprese fatte con così. Adesso no, quella è la cosa bella, è che comunque ci sono sempre esperienze nuove, ci sono sempre possibilità di ampliare, come raccontavo prima, che sto lavorando con un'associazione che si occupa di ragazze autistiche e quindi stiamo facendo anche in quest'ambito un lavoro mirato su quelle che sono le esigenze nello specifico delle persone con le quali abbiamo a che fare, e questa è una cosa bella. È bellissimo. Nel frattempo però dobbiamo dire che Olivia è davvero molto cresciuta, oggi come sta, che esigenze manifesta, sei soddisfatto anche di Olivia come tua allieva, perché insomma l'hai seguita passo passo in questo percorso? Guarda, adesso lei ha 22 mesi e non è ancora maturata, non è ancora adulta, perché la vedo, però è cambiata un sacco, è diventata più riflessiva, si è proprio creato quel feeling, quella sintonia nelle cose dove ci capiamo al volo, dove riesco in parte a farle fare quello che voglio, ma anche lei è un martello, perché comunque dicevo, nel bene e nel male, quando capisce una cosa, se la capisce bene siamo fortunati, ma se smuoverla da situazioni nelle quali lei ha capito che sono da fare secondo la sua testa in un modo ben definito, è impegnativo riuscire a cambiare quello che ha capito. Però la cosa bella è che comunque è un cane che sta bene, non è
particolarmente, diciamo, stressata dal punto di vista delle attività che le chiedo, perché comunque le faccio fare il cane e questa è la cosa che, come all'inizio la gente mi chiedeva, ma che cosa farai con lei, che cosa vuoi fare, perché io vengo dal mondo dell'agility, vengo dalle competizioni, tutte queste cose, ma cosa le farai fare? Io dicevo, niente, le voglio far fare il cane, e quindi, ma quindi sì, niente, le farò fare il cane, vuol dire corriamo insieme, facciamo passeggiate, facciamo per il lavoro con la banca, con questa associazione e tante altre cose che sono in programma, sono nell'aria, però cioè, ha avuto la possibilità di girare. Quando abbiamo iniziato noi a 83 giorni non ero sicuro di riuscire a portare a termine il progetto senza il guinzaglio, come abbiamo fatto all'inizio, che il cane era sempre libero e tutto, ma perché fondamentalmente non è una stanza che si vede, sono pareti che costruiscono un ambiente che lei conosce bene, e quindi su questo invece è ancora qua e si muove sotto così. Allora, vedo che la regia ci precede, ci ha già iniziato a mostrarci le immagini di queste passeggiate didattiche. Sì. Vorrei proprio che tu ce le raccontassi bene, perché sono un'iniziativa, così sembrava, un'iniziativa particolare, curiosa. Hanno avuto un successo straordinario. Sì, basta guardare quante persone vi partecipano. Guarda. Com'è nata questa iniziativa e quali sono un po' le finalità che perseguite? Allora, è nato tutto come avevo fatto a Castelnuovo Rangone, due serate in piazza nelle quali parlavamo uno del cane, dell'educare un cane nel 2021, ovvero abbiamo analizzato tutti gli aspetti che sono cambiati nel mondo del cane in casa, quindi dove sono cambiati i cani, siamo cambiati noi, cos'è successo? Perché? Perché alla fine mi trovo spesso di fronte alla persona che mi dice, poi qua la dico in dialetto, dopo la traduciamo, che dice una volta n'era menga xè, cioè non c'era bisogno, una volta non era così e non c'era bisogno dell'educatore cinofilo, di tutte quelle figure professionali che ci sono adesso. Quindi, ma rispetto a una volta, cos'è cambiato? Non è cambiato il cane, è cambiato il ruolo e il valore che noi diamo al cane all'interno della famiglia. Quindi una volta il cane era un animale da cortile, il cane stava alla catena dove non c'era la recinzione, altrimenti nel cortile, e doveva fare il cane da guardia. Di conseguenza gli veniva riservato uno spazio, un ruolo ben chiaro e definito. Il calcettino nel sedere o la tiratina d'orecchie scappava, ma c'era la conoscenza del cane. Adesso che cosa ha fatto? È entrato in casa nostra, è un membro della famiglia e gli abbiamo dato tutta una serie di segnali e messaggi che in realtà dal cane vengono interpretati non come guarda quanto bene mi vogliono, ma guarda quanto sono importante e quanto poco devo fare per riuscire a capire quelle che sono le regole di chi gestisce questo ambiente, in teoria il branco famiglia. E allora dietro a questo corso, questa serata che era stata fatta in piazza, ce n'è stata fatta una che parlava di passeggiata, e abbiamo chiuso la serie dei due eventi con una passeggiata didattica che abbiamo organizzato a Castelnuovo, tra Castelnuovo e Montale, e da lì ne è venuta l'idea del passeggiata didattica. Che cos'era? Era una passeggiata con persone e cani alle quali poi io davo indicazioni, spiegavo come gestire il cane, come gestire la passeggiata, ogni tanto ci fermiamo, facciamo tutta una serie di piccole attività che sulla distanza portano il cane a collegarsi con l'adopter, con la persona, portano i cani a convivere e condividere un momento che solitamente è di piena gestione da parte del cane, perché la passeggiata solitamente è il cane che porta in giro le persone, e da qua ne è nato un momento nel quale 5-6 chilometri vengono fatti in assoluta tranquillità. Ne abbiamo fatto un ciclo di 9 e c'era gente che è venuta gente da Verona, da Ravenna, da Bologna. Abbiamo avuto dei picchi massimi di quasi 50 cani e una novantina di persone. Quindi... Ma 50 cani che passeggiano con i loro padroni tutti insieme, non interagiscono fra di loro, non sorgono dei problemi? Può.
può capitare, però anche, cioè, anche noi non andiamo d'accordo con tutti e non necessariamente ogni volta che c'è una persona con la quale andiamo d'accordo o gli mettiamo le dita negli occhi o gli spariamo, cioè si può imparare a convivere con alcune attenzioni e far convivere i cani. È che la gente mi scrive e mi dice Marco, però il mio cane non è addestrato come... Sì, ma di questi cani, di non so 30 cani che ci sono, io ne conosco forse 10 perché li ho incontrati in passeggiata, 3 sono persone che io frequento dal punto di vista dell'educazione del cane come consulente o meno, e tutti gli altri gente che io vedo solamente in passeggiata. Quindi cioè, il momento passeggiata ha dimostrato che è una cosa sulla quale ci si può lavorare, ci si può fare un sacco di cose, tant'è vero che ho avuto un sacco di richieste anche a livello nazionale, anche in grandi città, dove mi chiedono di organizzare una cosa di questo tipo. Cioè non è un problema, perché basta solamente trovare qualcuno di interessato, un ente, una struttura, un comune, per mettere in piedi una cosa di questo tipo, ed è secondo me una cosa piacevole sulla quale si può comunque... Beh, visto l'interesse che ha suscitato il numero delle iscrizioni, delle partecipazioni che ha avuto, devo dire che hai proprio... Del resto, la passeggiata col proprio cane è la cosa più immediata, no? Sì. La prima cosa che si fa quando si adotta un animale. Ecco, anche su questo, ad esempio, sul discorso della passeggiata, che è stato l'argomento dell'ultimo manuale che ho pubblicato, quello che ho pubblicato a dicembre, che si intitola Cane e guinzaglio, ho dato tutta una serie di indicazioni su come costruire la passeggiata. In realtà la gente che cosa fa? Va a ricercare la passeggiata in un momento di estrema difficoltà, perché lo fa, io l'ho definito in battaglia. Io sono un nuoto, ma sono veramente un brutto nuotatore, e sarebbe come pensare di andare a nuotare direttamente col mare mosso e con le onde. Allora, al di fuori che è difficile per una persona che sa nuotare bene, io poi che ho delle grandi difficoltà a nuotare, quindi per me rappresentava un problema. A quel punto che cosa ho fatto? Quando mi sono reso conto che avevo delle difficoltà a nuotare, mi sono rivolto a un istruttore, ho fatto dei corsi, ho fatto delle cose dove dal punto di vista della tecnica e delle cose di base erano ben lontani dal nuotare, dal fare la nuotata fatta come si deve. E questa cosa mi ha portato a fare piccoli esercizietti che mi hanno portato ad acquisire acquaticità, lavorare sulla respirazione, la tecnica, cose che guardandole da fuori erano apparentemente ridicole, perché sembravano esercizi scollegati da tutto quello che mi sarebbe poi servito per nuotare. Non sono comunque diventato un grande nuotatore, questo è fuori discussione. Però me la cavo. E per il discorso della passeggiata, che la gente porta a casa il cucciolo, e dal momento che porta a casa il cucciolo la prima cosa che gli viene in mente è fare la vasca per il centro con il cane, quando il cane non conosce né il guinzaglio né il collare o la pettorina, non conosce niente, andiamo a creare una situazione di difficoltà in un contesto che è veramente difficile da affrontare quando hai un cane che sta bene, che ti conosce e che ha conoscenze e le competenze per fare una passeggiata. E noi al cucciolo gli chiediamo proprio una situazione estrema che lavorandoci da casa, tipo nel manuale che ho fatto, ti ho preparato una serie di esercizi che si possono fare in casa. Ma esercizi, per dirti che stiamo parlando di qualcosa di tecnico, in realtà sono tutte attività che tu fai con la ciotola mentre gli dai la pappa, che fai con il cane quando gli chiedi di rimanere fermo, gli insegni a venire al tuo fianco, gli fai capire che stare vicino a te è una cosa bella. Quindi anche quando la gente ti chiama e ti dice ho il problema del cane che tira il guinzaglio, io dico no, non hai il problema del cane che tira il guinzaglio, hai il problema del cane che non ha capito che si può stare tranquilli anche al tuo fianco. Quindi io non voglio insegnare al cane a non tirare il guinzaglio, voglio far capire al cane quanto è bello stare vicino a noi. E quindi... Tu vuoi anche far capire ai padroni che un po' di tempo per il proprio cane, insomma, lo devono impiegare. Assolutamente. Un po', non è che il cane si educa da solo, cresce da solo, ma insomma non ci si può limitare ad allungargli la ciotola. Il rapporto cane-padrone va costruito. Sì, cioè, bisogna lavorarci, soprattutto perché il cane, al di fuori che sono due le cose delle quali ha bisogno il cane in maniera principale, cioè quelle essenziali, il minimo sindacale passa dal
il ruolo, quindi capire qual è il suo ruolo e capire qual è la sua, tra virgolette, rapportata al mondo del lavoro, capire qual è la sua mansione, cosa deve fare all'interno della famiglia e capire se ha bisogno di qualcosa, chi lo deve chiedere, quindi è la filiazione. Proviamo a pensare nel mondo del lavoro, ho bisogno di capire cosa devo fare e questo lo chiedo a un responsabile, ho bisogno di un permesso, lo chiedo a un responsabile, ho bisogno di un aumento di stipendio, lo chiedo sempre a lui, e il ruolo, quello che devo fare io, la mia mansione. Quindi ruolo e affiliazione sono importanti per il cane, per capire qual è il suo ruolo e qual è l'affiliazione, se ha bisogno di qualcosa, chi lo deve chiedere. Dietro a queste indicazioni che il cane deve capire, dal momento che nessuno gli fa capire che cosa deve fare e a chi deve chiedere le cose, lui dice non c'è problema, gestisco io la cosa, guido io, se nessuno sa guidare la macchina la guido io, e se tu la sai guidare male per paura di fare un incidente prendo io la gestione della macchina. E il cane fa questa cosa qua, diventa quello che gli chiediamo di essere. Ma tante volte è che Cabe dice sì, ma io non gli ho detto questo, sì, ma in tacito assenso il cane capisce che c'è bisogno di uno che gestisca la relazione, che c'è bisogno di uno che gestisca l'incontro con gli altri cani. E allora questo diventa un po' il andare a quando la gente mi parlava, ancora adesso continua a parlare del fatto che devi essere dominante, ti devi far capire, ti devi far rispettare perché non sei capobranco, ma non esiste questa cosa all'interno di una casa. Perché? Perché il cane non ha la possibilità di capire il valore che tu hai dietro a quelle che sono battute di caccia, gestione degli spostamenti, il fatto che tu sia un vero capobranco e quindi la coppia alfa, tutta una serie di dinamiche che il nostro cane non fa in tempo ad alzare la mano, che gli abbiamo già riempito la ciotola. Allora il lavoro sul quale dobbiamo prestare attenzione non è essere dominanti, ma è essere accreditati, che vuol dire raggiungere quello che è un accreditamento agli occhi del cane. Perché? Perché sono importante, perché ti faccio fare una serie di attività, perché anche ti dico no, quindi ti dico no. Ho fatto un video con Olivia, l'ultimo video serio che ho pubblicato è stato quello del come insegnare al cane a non raccogliere le cose da terra, perché il cane diventa un raccoglitore seriale, perché per terra ci sono adesso dalle mascherine, fazzoletti di carta, la roba da mangiare, le sigarette, e il cane purtroppo sì, diventa una aspirapolvere. Vedi spina nel naso, quella purtroppo. Quella l'ha aspirata. Insomma, in maniera... ci vuole autorevolezza, non autorità. Esatto. Ecco. E lì un po' come noi umani, ecco, i rapporti anche con i nostri amici quattro zampe vedo che non sono molto diversi. E per insegnarle a non raccogliere le cose per terra, il lavoro non l'ho fatto in passeggiata, ma l'ho fatto in casa mettendole davanti un premietto, mettendole davanti qualcosa e lavorando su quella che era non il divieto a prendere, ma l'autorizzazione. Ma quante ore ci dedichi ad Olivia durante il giorno? Guarda, io assolutamente poche, però quello che dico sono momenti di qualità, nel senso che sono lo stesso però che ha Olivia sul letto, e all'inizio gliel'avevamo regolamentato il letto in orari ben definiti, quindi era alle 6:30 quando suonava la sveglia, lei poteva venire a letto, e altrimenti no. Adesso invece la cosa si è regolamentata, se la gestisce lei, quando voglia di venire viene, il divano, quindi non sono quello quadrato che il cane deve assolutamente stare nel trasportino, il recinto e tutto, ci sa stare, perché se ce n'è bisogno ci sa stare, però poche regole ma fatte bene. Quindi... Senti Marco, torniamo al tema passeggiate, sì? Perché c'è una novità ulteriore, oltre alle passeggiate didattiche di Castelnuovo Rangone che hanno avuto questo grande successo, adesso un ulteriore passaggio, le passeggiate culturali con a sei zampe praticamente, quelle di un bipede, il bipede umano e anche il nostro amico quattro zampe. Questa è un'iniziativa dell'ufficio diritti degli animali del comune di Modena. Certo. L'appuntamento è per domenica 29 maggio, cosa succederà? Domenica 29 maggio alle 9:30 ci sarà il ritrovo al Novi Park, quindi una situazione ottimale perché c'è la possibilità di parcheggiare all'ombra, e quindi ritrovo lì, e poi per le vie del centro, su un percorso di 5 km, verrà affrontata una passeggiata didattica, perché verranno date indicazioni su come gestire la passeggiata, e il comune ha messo a disposizione una guida
turistica, il che vuol dire che in alcuni punti, perché comunque partiremo dal Novi Park, andremo in Corso Cavour, faremo Vittorio Emanuele, andremo a visitare i giardini ducali, quindi i famosi giardini pubblici a Modena, poi dopo arriveremo davanti all'Accademia, Piazza Roma, via Modonella, e poi arriveremo in Piazza Grande. E poi ci saranno alcune indicazioni, quindi la guida turistica. Quindi una guida cinofila e una guida turistica, sì, è un format nuovo questo, sì, proprio va sottolineato. Insomma, perché non è possibile visitare le bellezze storico-artistiche di una città se si è accompagnati dal proprio amico quattro zampe? E qui abbiamo messo insieme questa cosa, e la parte interessante, poi considerando che al di fuori che domenica, sabato e domenica a Modena c'è la Motor Valley, quindi sarà un centro storico spettacolare, pieno di iniziative. Diciamo, abbiamo messo insieme i cavalli, i motoristici insieme ai cani. Esatto. Tra l'altro, proprio per preparare questa uscita un po' particolare, tu ti sei un po' divertito a fare l'investigatore. Sì, quando ho iniziato a studiare il percorso, ho iniziato con le prime idee, le prime cose, dove cercavo di capire, poi dopo in riferimento al comune cercavamo di tirare fuori quelle che erano le condizioni. La Ferrari non è mia, perché ho visto gente che mi ha scritto, mi ha detto ecco perché sei molto agente 007. Sì, però ho cercato la Ferrari al Novi Park, e ho inseguito una Ferrari e niente, cercavamo di studiare quella che fosse il tragitto migliore, così, e diciamo, abbiamo giocato sul fare un video dove una Maserati, quindi abbiamo ricostruito quella che potesse essere un Mission Impossible. Ecco qua sotto i portici, nella bellissima Piazza Roma di Modena, che ancora non si sapeva quello che era l'evento, eravamo ancora in fase di studio. Abbiamo giocato su questa cosa, fondamentalmente poi ci divertiamo anche nel fare queste cose, e quindi sarà un'iniziativa interessante, perché direi proprio di sì. Diamo gli estremi un po' per coloro che fossero interessati, allora, e desiderassero partecipare domenica 29 il ritrovo è alle 9:30 al Novi Park, dal lato dove c'è l'Università Marco Biagi, quindi ci troveremo lì, Foro Boario, esatto. Poi c'è la possibilità, sarebbe importante fare l'iscrizione sul sito del Comune di Modena, mi sembra che sia l'ufficio, l'indirizzo email lo trovate comunque sul volantino, sulle mie pagine social, sul sito del Comune di Modena in eventi, e quindi fare l'iscrizione per segnalare la presenza. Ci sarà un simpatico gadget offerto a tutti, l'iniziativa è gratuita e non ci sono limitazioni dal punto di vista di coccodrilli. È un po' difficile da portare, i coccodrilli possono essere un po' pericolosi, però è aperta a tutti, quindi riusciremo a gestire la cosa come tutte le altre volte, ed è una bella iniziativa. Anche per chi viene fuori Modena, poi ci sarà la possibilità di mangiare in ristoranti che accettano cani, quindi è una bella iniziativa. Davvero, Modena città accogliente anche con i nostri amici a quattro zampe, quindi per chi desidera conoscere un po' meglio, magari approfondire anche gli aspetti storico-artistici, però vuole portare con sé giustamente il proprio cane, lo può fare, c'è la passeggiata culturale a sei zampe. Esatto. Buona passeggiata Marco. Grazie. E in bocca al lupo per tutti i progetti che stai portando avanti con la tua splendida Olivia. Grazie. Ecco, è tornata. Eccola che ritorna. Allora, era caduta in catalessi per un certo periodo, adesso ormai è ritornata a casa sua, cioè nello studio di Detto Tra Noi, dove è nata e cresciuta, quindi ovviamente è venuta anche a farmi un po' di complimenti. Okay. Allora, noi ci fermiamo. Piccolissima pausa, restate con noi.